Passignano sul Trasimeno, posto su un piccolo promontorio sulla sponda settentrionale del lago Trasimeno, è un antico borgo di pescatori, con un patrimonio artistico e architettonico millenario. Abitato già dagli Etruschi e dai Romani, il nucleo più antico del borgo preserva l'aspetto di borgo fortificato cinto da mura medievali, delle quali sono ancora visibili le porte di accesso e le torri, come la torre di Ponente, in cui è conservato lo stemma del comune. In posizione dominante sorge la rocca di epoca medievale, al cui interno è allestito il Museo delle Barche, dove sono esposte alcune imbarcazioni del lago Trasimeno, di Piediluco, della palude di Fucecchio, oltre al Fassoi, barca realizzata con piante palustri dello stagno di Cabras in Sardegna. Tra gli edifici di pregio artistico si segnalano la chiesa di San Cristoforo, antica pieve costruita intorno al X secolo sulle rovine di un precedente tempio pagano, e la cinquecentesca chiesa monumentale della Madonna dell'Oliveto, al cui interno si conservano opere pittoriche e scultoree di grande pregio, come la Madonna col Bambino in pietra arenaria di Ascanio da Cortona. Nella frazione di Castelrigone merita una visita il santuario di Maria Santissima dei Miracoli, capolavoro del Rinascimento umbro.